questione di concepire l'idea di hardcore soltanto legata alla genitalità è una questione molto complessa. Allora, da una parte c'è la definizione classica degli anni 70, no? Subito dopo Gola Profonda è stato scritto un manuale, la guida al filmmaker porno, fondamentalmente si chiamava, di Stephen Ziplo, che definiva come si fa, cioè cos'è un film porno, quindi cosa ci deve per forza essere in un film porno. E in questa guida venivano elencati una serie di atti sessuali e veniva detto che per esserci il porno ci deve essere assolutamente il money shot, cioè l'inquadratura dell'eiaculazione esterna. Questa è una definizione che nasce interna all'industria, cioè questo Ziplo non è un teorico, ma è uno che semplicemente ha scritto un manuale per fare un film porno. Chiaramente su questa definizione si è basata in generale la distinzione, per esempio quella classica, no? Cos'è erotico, cos'è porno, cos'è soft, cos'è hard. Quindi si dice che è soft se il sesso è simulato, si dice che è hard se il sesso è esplicito, eccetera. Chiaramente il discorso che fa Peter Lehman nella postfazione al porno espanso vuole in qualche modo mettere la pulce nell'orecchio e problematizzare ulteriormente questa distinzione di comodo, che è una distinzione che nasce comunque in seno al mercato. Cioè chiaramente la distinzione tra hard con l'eiaculazione e con il sesso esplicito, soft senza, è chiaramente prima di tutto una distinzione di tipo commerciale, cioè una roba la vendo in un certo canale e un'altra roba la vendo in un altro canale. Però giustamente quello che dice anche Lehman è se è possibile immaginare una definizione di porno che prescinda da questo, cioè dalla genitalità. Chiaramente un'altra definizione, per esempio, di pornografia, che è una definizione più che nasce più in ambito sociologico, è quella del porno come audiovisivo funzionale, cioè che è un audiovisivo che nasce non come semplicemente l'espressione o un genere, o come un genere, per esempio, come l'espressione di un autore, ma che nasce col preciso intento di produrre l'eccitazione. Allora, in questo senso, è porno tutto quello che viene utilizzato attraverso determinati canali riconosciuti come tali per portare all'eccitazione. Proprio parlando con Lehman, io gli posi appunto per la prima volta la cosa del sadomaso, cioè gli dissi: ok, hai ragione, perché effettivamente il porno sadomaso, quello vero, è un porno dove non c'è genitalità, cioè quelli che appartengono veramente alla subcultura BDSM e si eccitano vedendo le frustate piuttosto che il bondage, eccetera, si eccitano e vedono porno, perché quello effettivamente viene considerato in quel modo, però non presenta la genitalità che noi colleghiamo alla pornografia. Ah, chiaramente poi il fatto di collegare il porno alla genitalità esplicita è anche un problema di tipo legale, no? Cioè non è solo una cosa nata interna all'industria, ma che ha origini anche poi nelle varie sanzioni che l'audiovisivo pornografico ha dovuto subire dal punto di vista, per esempio, della censura. Cioè una cosa viene censurata in alcuni paesi se presenta per inerezione e non censurata se invece la scena di sesso è simulata. Però è chiaro che è problematica questa definizione. Giustamente Lehman la pone in discussione perché prevede una centralità del pene che si può discutere, sulla quale però secondo me c'è ancora tantissimo da ragionare. Ripeto, partendo per esempio dall'idea che alcune pornografie, ma non solo il sadomaso, per esempio il crash fetish, cioè quelle forme di pornografia estrema in cui donne con tacchi alti, per esempio, distruggono dei plastici di città, no? In Giappone quella cosa lì è considerata pornografica, cioè circola in circuiti pornografici e viene vissuta come tale dagli utenti. E lì, per esempio, non c'è nemmeno il corpo nudo femminile, cioè ci sono soltanto dei tacchi, donne vestite tipo da, che ne so, scolaretta o magari con dei completi anche provocanti, però non sono nemmeno nude, dove che schiacciano plastici di città. Eppure lì non c'è genitalità, eppure è porno, quindi la definizione è molto complessa. Chiaramente l'idea che si possa, anche sulla base di una problematizzazione della genitalità del porno, uscire dal porno come meccanismo coercitivo è un'idea anche quella che presenta dei lati di complessità. In realtà nel porno stesso ci sono tantissimi momenti in cui quest'idea, no, della donna oggetto, della dominazione maschile, della dominazione dell'immaginario si incrinano. Cioè ci sono tantissimi momenti nel porno dove questa cosa non è così lineare come sembra sulla carta. Quindi secondo me cioè, la valenza politica del porno c'è anche nel porno così com'è,
se uno la studia, cioè se uno si occupa, no? Cerca di capire, soprattutto nel porno delle origini, dove per origini si intende chiaramente gli anni 70 americani, lo stesso Gola Profonda, cioè partiamo da un esempio notissimo per cui non devo stare a spiegare nulla, anche se molti lo conoscono ma pochi l'hanno visto, perché non è così, cioè, beh, forse ora sì, perché poi c'è stato anche il documentario, ma comunque. Ecco, lo stesso Gola Profonda è un film dove in effetti non è così chiara l'idea dell'oggettificazione femminile, cioè è vero che è un film che mette in scena, che ipostatizza, no? Cioè, il pompino come forma del godimento, perché dice non solo gode l'uomo, ma gode anche la protagonista perché c'ha il clitoride in gola. Quindi è chiaro che se uno vuole leggerla così, la legge ovviamente come una roba ultra maschilista e dove vengono semplicemente messe in atto delle fantasie prettamente maschili. Da quell'altro è vero che però per la prima volta in maniera aperta, chiara e senza proprio peli sulla lingua si parla di piacere femminile, quindi comunque si pone il problema che a volte il piacere femminile possa non essere raggiunto perché si fa il sesso nel modo sbagliato, cioè non so come fare a spiegare. Quindi secondo me ci sono dei punti in cui la rappresentazione pornografica si incrina, si apre a delle ambiguità. Un altro esempio tratto invece da un articolo che c'è sul porno espanso, l'articolo di John Mercer. Allora, lui si occupa di pornografia gay e praticamente si occupa di come l'eterosessuale venga considerato chiaramente una delle icone sessuali dei gay, no? Dice come? Sì, perché l'eterosessuale è visto come preda oppure come irraggiungibile, eccetera, eccetera. Allora, lui racconta di un'esperienza che si chiama The Bait Bus, che è legata in qualche modo al famoso Bang Bus, cioè quel porno invece piuttosto, come dire, truce, cioè dove queste tizie vengono finte, chiaramente passanti, raccolte, portate sul bus, convinte a fare le peggio cose e poi scaricate, no? Per strada. The Bait Bus è un'idea di questo tipo che però ha una base si basa sull'immaginario gay. Cioè, la storia di Bait Bus è un bus che gira per la città, un tizio che chiede un passaggio, gli dicono monta, lo convincono a farsi fare un pompino da una bella ragazza, lo bendano, a un certo punto questa ragazza si rivela essere un bel maschione e poi lo sbendano, lui chiaramente inizialmente si incazza, la prende malissimo e finisce inevitabilmente che poi hanno un rapporto anale. Allora, chiaramente questa è una roba ultra mainstream, cioè, perché anche nel porno gay c'è chiaramente il gay, porno gay post-porno, la blues, e c'è poi anche il porno gay ultra mainstream. Questo è un prodotto mainstream, che però presenta delle forti, come dire, mi viene appunto solo questa parola, incrinature, delle forti messe in discussione, per esempio, del concetto di eterosessualità, perché presenta un'eterosessualità, come dire, non solo messa in discussione perché alla fine questo finisce per essere gay, ma alla fine questo non, allora inizia che vuole farsi la tipa, poi finisce che si fa il tipo, dopo che si è fatto il tipo lo buttano fuori a pedate nel culo e gli dicono vai via, sei uno schifoso etero che l'ha fatto per soldi. Quindi c'è una c'è un lavoro del tutto inconsapevole ovviamente, però sulla rappresentazione dell'omosessualità e dell'eterosessualità che è estremamente avanzato e interessante. Quindi secondo me il porno come politica, ok, c'è il post porno, c'è stata Annie Sprinkle, ci sono tutte quelle e quelli che sono venuti dopo, però nello stesso porno commerciale o mainstream secondo me ci sono delle possibilità di vedere le cose in maniera diversa, cioè basta vederle.